Ok, cari amici, ok. 102, la morte. Ma prima una ninfa mi prende. Ma vediamo quali sono gli sviluppi della situazione, cari amici. Vediamo quali sono gli sviluppi della situazione. Ricordate, vero, che io vi ho già fatto tante, tante trasmissioni sul numero 102, il quale mi accompagna dall'infanzia mi accompagna il 102. È una delle mie ultime trasmissioni intitolata 102 e Serafino, la sentinella delle stelle. Sì. Nella numerologia, se vai a vedere il numero 102, c'è scritto 102 uguale Serafino, sentinella delle stelle, c'è scritto così. Beh, il fatto è però che io ho sempre cercato disperatamente di interpretare che cos'è questo 102 che mi accompagna tutta la mia vita, è caratterizzata dal numero 102. D'accordo? È caratterizzata, non c'è niente da fare. Cioè, gli episodi che riguardano me e il 102 sono così tanti che non sono dovuti a una casualità. Cioè, cos'è? È un numero karma, il 102. Numero karma è un numero particolare, il 102. Per cui ho dedicato tanti video al numero 102. Uno degli ultimi, che cercherò di mettervi come link nel riassunto di questo video, è appunto intitolato 102 uguale Serafino, sentinella delle stelle. Io ho cercato di interpretarlo disperatamente, il significato del 102, e poi sono sempre giunto alla conclusione che io dovrei campare sino a 102 anni. Però è una conclusione che è anche una bella pretesa, è una bella pretesa, è un'interpretazione di comodo, come si suol dire, no? Interpretazione di comodo. Se non che recentemente mi si è gelato il sangue nelle vene quando ho fatto un'altra considerazione. Eh sì, e ho fatto la seguente considerazione. Riflettiamo, il 102 è formato da numero 1, lo 0 e il 2. Ecco, allora il fatto è che io l'anno prossimo, il 7 febbraio 2015, compio 75 anni. E all'improvviso mi si è illuminata la mente. Ho detto 75 anni. Il numero è formato da 7 e da 5. 7 più 5 fa 12. Il numero karma 102 è come un 12, perché se gli togli lo 0 al 102, al numero 102 gli togli lo 0 che sta in mezzo, resta il numero 12. Resta il numero 12. E l'anno prossimo io compio 75 anni. 7 più 5 fa 12. Allora che cosa vuol dire? Che io potrei morire a 75 anni. Cioè, dopo dal momento in cui compio i 75 anni, cioè dal 7 febbraio 2015, da quel momento lì in poi, comunque entro il 75esimo anno. Quindi sono pervenuto a questa nuova conclusione, ecco perché il video è intitolato 102, la morte. Però prima una ninfa mi prende, tra parentesi, da vecchio, prima una ninfa mi prende perché sono avvenuti degli eventi. Beh, fermiamoci intanto sulla questione della morte, cari amici. La morte. Ho dedicato tanti video alla morte. Per esempio, ho dedicato un video ad Epicuro.
Sapete che quando si studia la storia della filosofia nei licei classici e scientifici e poi anche magari all'università, Epicuro ti viene venduto come il filosofo che ha sconfitto la paura della morte. E io ho dedicato un video ad Epicuro, il video intitolato La spocchia di Epicuro, la spocchia di Epicuro. Perché Epicuro ti dice così: tu non devi avere paura della morte, perché quando ci sei tu non c'è la morte, quando c'è la morte non ci sei più tu. E beh, chi ragiona così è uno spocchioso, spocchioso, ma non ci crede neanche lui a quello che dice. È solo che i professori di filosofia te la vendono così la questione. Epicuro, il filosofo che ha sconfitto la paura della morte. E c'è il mio video intitolato La spocchia di Epicuro. E anche questo video ve lo metterò nel riassunto di questo video. In sintesi vi dico che noi non è proprio che abbiamo paura della morte, dell'atto della morte. Noi abbiamo paura della lunga durata del morire, perché una cosa è la morte, un'altra cosa è il morire. La morte è un atto semplice, istantaneo. Ecco, quello lì è morto. E il morire precede la morte, il morire. È una durata, il morire è una durata. E quanto dura questa durata? Quanto dura questa durata? Perché uno per morire può impiegare pochi secondi, ma un altro per morire può impiegare mesi e anni di dolori. E noi abbiamo paura di questo, perché se l'umanità, tutta l'umanità, morisse di notte nel sonno, come scrive Esiodo nel suo celebre libro intitolato Le opere e i giorni. Lì scrive Esiodo che in una età aurea gli uomini morivano così, come ci si addormenta. È così che si dovrebbe morire. Magari uno va a letto e non si sveglia più. Così dovrebbe essere, ma non si muore così. E sovente si muore dopo lunghi periodi di atroci dolori. Ecco qua perché ho fatto il video intitolato La spocchia di Epicuro. È sempre questo per parlare della questione della morte, perché il video è intitolato 102, la morte, ma prima una ninfa mi prende, poi parleremo della questione della ninfa che mi prende. Continuiamo con la morte, perché vedete, cari amici, quando ci si mette a ragionare sulla morte, si perde il lume della ragione, si perde il lume della ragione. Il lume della ragione l'ha perso anche il grande matematico e grande logico, anche filosofo italiano, è Pier Giorgio Di Freddi. E anche a Pier Giorgio Di Freddi ho dedicato un video intitolato Pier Giorgio Di Freddi non ha paura della morte. Perché nel corso di una trasmissione, e poi dopo vi documento tutto nel video, nel riassunto di questo video, nel corso di una trasmissione, il logico, il matematico, il filosofo Pier Giorgio Di Freddi ti ha fatto questa bella argomentazione, ti ha fatto. Pensate un po' quanta paura ci mette la morte, ci fa perdere il lume della ragione. Ha detto così, e si tratta di un logico, di un matematico, ha detto così: non si deve avere paura della morte, non si deve avere paura della morte. Cioè, ha fatto un argomento analogo a quello di Epicuro. Però l'esempio che ha fatto è davvero sconcertante, dimostra tutta la miseria dell'animo umano, condannato a morire. Dice, quello lì è stato condannato a morte, aboliamo la pena di morte. Siamo tutti condannati a morte. Siamo tutti condannati a morte, ma per consolarci, dividiamo l'umanità in una parte. La maggioranza che non è condannata a morte,
in una minoranza che sta nelle carceri, in quei certi settori dove stanno i condannati a morte. Si dice, quello lì è stato condannato a morte. Siamo tutti condannati a morte. Beh, ma tornando a Tromba, parliamo del logico, del filosofo, del matematico, di Giorgio Di Freddi. Allora, in una trasmissione, lui tutto bello, tutto contento, ti dice così, ti dice. Dice, beh, chi è la morte? Dice, è il prezzo che si paga per la vita. Dice, e ti fa questo esempio, per Giorgio Di Freddi. Se tu vai al ristorante e ti fai una bella mangiata, tutto felice e contento, ti fai una bella mangiata, poi non ti devi lamentare se viene il cameriere e ti presenta il conto. È così. La morte è il conto che si paga per aver vissuto, dimenticandosi la cosa più importante, e cioè che tu al ristorante ci vai volontariamente, con un atto di volontà, lo scegli tu di andare al ristorante, ma nessuno di noi ha scelto personalmente di entrare dentro la vita. Non so se mi spiego, spero di essermi spiegato. Comunque c'è il video intitolato Pier Giorgio Odifreddi non ha paura della morte, e anche questo video ve lo metterò come link nel riassunto di questo video. Capito dove ci porta, a quali argomentazioni ci farneticanti ci porta la paura della morte? Cerchiamo di rimuovere, non ne parliamo della morte. Poi ovviamente altre argomentazioni sono quelle che rimuovono la paura della morte parlandoti del paradiso, ma il brutto è che di solito chi ti parla del paradiso ti dice pure che c'è l'inferno, e questo è il brutto. E per cui le cose peggiorano, perché ti mettono il paradiso, e questo sarebbe una bella cosa, però accompagnato all'inferno, e tu devi rigare dritto per tutta la vita. Rigare dritto, e non lo sai mai se righi dritto o righi storto. C'è il paradiso, ma c'è l'inferno pure. Dopo che io non ho chiesto a nessuno di venire al mondo, mi si viene a dire sì, c'è il paradiso, però c'è sta pure l'inferno, per l'eternità tra l'altro. Non si scherza mica. Che il paradiso sia per l'eternità avrebbe pure una giustificazione. Ma che l'inferno sia per l'eternità non ha nessuna giustificazione logica. Dov'è la giustificazione che uno abbia una pena eterna per aver compiuto un delitto? Un delitto nel corso di una vita durata 70, 80, 90 anni. Ma che codice penale è questo? Che uno deve scontare una pena per l'eternità? In mezzo al fuoco, tra l'altro, Non in un normale carcere sovraffollato, in mezzo al fuoco. Quindi, da un certo punto di vista, la questione della morte è stata abbellita con l'invenzione del paradiso, ma ti hanno messo pure l'inferno, quindi si vive in una situazione drammatica. E allora, la novità, cari amici, è che 102, la morte, cioè, sulla base di questa mia nuova interpretazione, se io compio il 7 febbraio 2015, compio 75 anni. 75, 7 più 5 fa 12. È il numero 102, il mio numero 102. Tu gli togli lo 0 e è 12. E 12 lo puoi smembrare in 7 più 5, 7 più 5, 7 più 5, 75. L'anno prossimo compio 75 anni. Quindi dovrei morire a partire dal 7 febbraio del 2015. Cioè, se questo numero gamma 102 ha un significato per nostra sorella morte corporale, la nostra sorella morte corporale non dovrebbe venire a visitarmi prima del 7 febbraio del 2000,
15. Solo a partire dal 7 febbraio 2015, nostra sorella morte corporale sarebbe legittimata a venirmi a visitare. A questo punto si apre lo scenario, il secondo scenario del video. Prima però una ninfa mi prende. Perché è vero che sulla base della nuova interpretazione io dovrei morire nel corso del mio 75esimo anno. È vero, però è una interpretazione, come le altre mie precedenti, secondo le quali io potrei campare sino a 102 anni. Allora, se io non muoio a 75 anni, cioè non muoio nel corso dell'anno 2015, potrei campare più a lungo, ed avere bisogno di venire accudito. Avrei bisogno di venire accudito. Quindi io ho già dedicato tanti video relativi al fatto che io potrei venire accudito da alcuni dei miei telespettatori o da alcune delle mie telespettatrici. Mi pare di aver detto già che in primis io sceglierei di essere accudito da Vuoto Più Scuro, Luigi Vuoto Più Scuro, alias Luigi Bracca, però lui mi ha risposto che lo farebbe volentieri, però lui è una presenza esclusivamente virtuale, e io non posso andare ad essere accudito nella virtualità, perché il mio corpo è una realtà. Quindi si deve scartare Vuoto Più Scuro, alias Luigi Bracca, al secolo Luigi Bracca. Nella virtualità egli è Vuoto Più Scuro. Ma poi ci sarebbe Tommix73, anche lui me l'ha detto, però ha detto patti chiari, amicizia lunga, e per cui ha fatto riferimento anche alla mia pensione. Non c'è problema, ma i problemi sono diversi, perché Tommy73, alias Tommaso Minniti, che voi lo trovate qua, Tommaso Minniti, vedete, è scritto qua, vedete, lo leggete, se riuscite a leggere? Tommaso Minniti, attore del Piccolo Teatro di Milano. E è un attore del Piccolo Teatro di Milano, ma spesso è in movimento. Gira per i teatri italiani, ma pure per i teatri esteri, perché io l'ho conosciuto personalmente a Roma, mi pare nel periodo natalizio del 2012, e quando egli recitava al Teatro Argentina con tutto il team del Piccolo Teatro di Milano, recitava al Teatro Argentina di Roma, e quando l'ho conosciuto era in compagnia di tutti i suoi colleghi attori del Piccolo Teatro di Milano, che avevano le valigie pronte perché stavano recandosi a lavorare in un teatro di Buenos Aires, cioè in Argentina. Sì, okay. Esiste il Teatro Argentina, che si chiama Teatro Argentina e sta a Roma, poi esiste una città che si chiama Argentina, cioè esiste uno stato che si chiama Argentina, la cui capitale è Buenos Aires, e lui stava lì, che era pronto, c'era già il pullman che lo portava portava lui e tutto il gruppo degli attori in Argentina. Poi va in Giappone, e cosa faccio io? Vengo accudito da uno che mi porta di qua e poi di là, e mi fa morire prima del tempo, mi fa morire Tommaso, con tutta la buona volontà, capito Tommaso? Vabbè. Poi ce ne sono altri, anche Claudio Silvestro mi ha detto che mi prende, anche Claudio Silvestro, ma io mi scuso qua, me l'hanno detto in tanti che mi prendono, per quello che riguarda il genere maschile, in tanti me l'hanno detto che mi prendono quando sono vecchio, anche sulla base di una
reciproca utilità di quello che gli antichi romani chiamavano do ut des. Io tiro fuori la mia pensione, che è ancora del tipo retributivo, non è una pensione come quelle che ci saranno nel futuro, che è di tipo contributivo, no, la mia è di tipo retributivo, fuori la pensione, il giovanotto che mi accudisce ne trae anche un vantaggio, anche quindi Claudio Silvestro, e anche altri cari telespettatori mi hanno detto che mi prendono, anche le telespettatrici. Io ho avuto una grande delusione recentemente, perché avevo fatto dei progetti di passare la mia quarta età, sempre che io non muoia nel 75esimo anno, io avevo fatto del progetto di passare la mia quarta età in un meraviglioso ninfeo di Palermo, dove c'è un clima spettacolare, questo meraviglioso ninfeo di Palermo è gestito da Elena Ferrara, una pittrice che gestisce anche una casa museo nel cuore di Palermo, Guarda caso pure Elena Ferrara sta qua, guarda caso, Elena Ferrara, pittrice. E questa è l'immagine di copertina di questo ebook, ed ora Elena Ferrara ha già fatto la nuova copertina per questo stesso ebook tradotto in lingua inglese, perché presto questo ebook se ne va on the world, se ne va su tutto il mondo se ne va, cari amici, tutto il mondo. Quindi, come vedete, torniamo sempre qua, anche qua c'è Elena Ferrara. Io ho fatto un progetto, però Elena Ferrara mi vuole bene, però ha trovato un ottimo marito a Palermo, un ottimo marito. Mi hanno detto che ha le sembianze di un afro-normanno, cioè un arabo con gli occhi azzurri. Potete immaginare una donna, una ragazza, una pittrice, 26enne, che hanno detto tra l'altro che è laureata in architettura, Elena Ferrara è laureata in architettura, ha perso la testa, un afro-normanno, pensate voi. Quindi ci sarebbe una bella signora fiorentina, una cinquantenne fiorentina, anche lei mi ha detto che mi prende, però non me l'ha detto chiaramente. Forse mi prenderebbe pure Rita Blonur, la ninfa giudea. Prima la chiamavo la ninfa dello stretto, la ninfa dello stretto di Messina. Adesso la chiamo la ninfa giudea, perché ho conosciuto le sue ascendenze sefardite, gli ebrei sefarditi, gli ebrei della Spagna, ma anche dell'Africa settentrionale. Mi potrebbe prendere anche lei, ma è troppo giovane. Se lei mi prendesse in casa sua, la ninfa giudea, Rita Blonur, io dovrei assistere impotente, dovrei assistere a tanti spettacoli. Vabbè, potrebbe essere anche una consolazione per me, ma poi sarebbe comunque presa, si innamorerebbe in continuazione, mi trascurerebbe con tutta la sua buona volontà, però la ninfa giudea non farebbe altro che passare da innamoramento in innamoramento, e ogni volta che si innamora si dimentica di me, però la speranza non muore, come diceva il poeta Spe, ultima dea, abbandona i sepolcri. Dice: finché non sono nel sepolcro, continuo ad alimentare la mia speranza. Stamattina, che sono al bar dei cinesi, non mi leggo
una esplicita pubblica dichiarazione di una ninfa? Nemesia. Me l'ha scritto, me l'ha dichiarato pubblicamente, pubblicamente, che lei non si sposa. C'è scritto proprio così, non si sposa, ha due abitazioni, una in montagna, una sulle Alpi e una nel Lazio. E lei mi ha detto di stare tranquillo perché mi prende. E io questa sua pubblica dichiarazione ve la metto come incipit nel riassunto di questo video. Ecco perché il video è intitolato 102. La morte, ma prima una ninfa vi prende. Perché casomai io, sulla base della nuova interpretazione, io non dovessi morire nel mio 75esimo anno, perché non si sa mai come la pensi la morte, eh? La morte è come una donna, eh? È imprevedibile, è imprevedibile. La donna è come un felino, diciamo come un gatto, come una gatta la donna. I gatti stanno da noi da millenni, ma mica li abbiamo capiti ancora, eh? È così, la morte è imprevedibile. Allora, casomai la morte, che è imprevedibile, non volesse badare alle questioni numerologiche e volesse fare di testa sua, per cui io potrei campare pure parecchio, parecchio dopo il mio 75esimo anno, che lo compio il 7 febbraio 2015, casomai, lei mi ha detto che mi prende. L'ha detto anche per consolarmi delle sofferenze che ho subito quando ho capito che non potevo più passare la mia vecchiaia nel ninfeo palermitano di Elena Ferrara, perché Elena Ferrara ha perso la testa per un meraviglioso afronormanno di Palermo, e chissà quando la ritroverà la sua testa la Elena Ferrara, chissà quando. Nemesia, che è una dolce creatura, mi ha detto di stare tranquillo, perché lei non si sposa, ha due case e mi terrà un po' nella sua casa prealpina o alpina e un po' nella sua casa laziale. Ecco come nasce questo video, cari amici, ecco come nasce 102, la morte, però prima una ninfa mi prende. E dall'inizio di questo video sino alla fine di questo video abbiamo parlato della morte, abbiamo parlato di Epicuro, della spocchia di Epicuro, abbiamo parlato pure delle argomentazioni del logico, del matematico, del filosofo, e Pier Giorgio Di Freddi, al quale ho dedicato il video. Pier Giorgio Di Freddi non ha paura della morte. Ok, cari amici? Beh, tante cose potrei dire ancora, ma vedo che si sta approssimando il 30° minuto, va bene? Qua mi fermo. Ringrazio tanto la ninfa Nemesia, che questa mattina, diciamo che mi ha risollevato dalla tristezza in cui ero precipitato quando sono venuto a sapere che Elena Ferrara si sposa presto con un afronormanno di Palermo. Va bene, cari amici? Grazie, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.